Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Ci sono delle persone nel mondo che girano come se niente fosse decine e decine di miliardi di dollari, di euro e via discorrendo. Ma la domanda fondamentale è: ma è giusto che la ricchezza di tutto il mondo sia nelle mani dell'uno per mille della popolazione e che il 999 per mille siano poveracci? Perché questa è la visione di mondo che stiamo costruendo. Non è più una questione di nord-sud o di est-ovest, perché anche all'interno dei paesi cosiddetti avanzati, in Europa per esempio, con l'introduzione dell'euro, basta andare a vedere le statistiche, i ricchi, ma per ricchi intendo i miliardari in euro, sono diventati sempre più ricchi, mentre i poveri stanno diventando sempre più poveri. Se voi guardate la città di Roma, senza andare tanto lontano, io lo vedo, perché mi ricordo quando venivo a Roma 25 anni fa e quando vengo in questi giorni, vedo della gente che va a raccogliere delle cose nei cassonetti. Ora, questo è, per carità, ho fatto un esempio della città nella quale mi trovo in questo momento, ma tutte le città europee stanno verificando questa situazione, chi più chi meno, cioè tutti i paesi europei, ma anche tutti gli stati americani stanno separando la forbice dei ricchi e dei poveri. In sostanza abbiamo fatto delle politiche economiche che fanno rendere i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.